Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Undertale. Mi trovo alle cascate silenziose. La scorsa volta Undyne ci ha attaccato ancora una volta. Mi sono ritrovato poi nelle fogne, nello scarico fognario. E un manichino, pupazzo, ci ha attaccato perché era posseduto da un fantasma e il suo amico, che possedeva un altro manichino, si era spaventato dopo aver parlato con noi, cosa che non ritengo probabile dopo averci pensato un po', ma un altro fantasma, il fantasma che abbiamo incontrato all'inizio gioco, ci ha salvato. Quindi oggi vediamo un po' che c'è da fare. Fattoria Blucca a nord, che è dove andremo, alla est c'è la Roven Terra e in una direzione non ben definita Villaggio Temmie. Quindi direi di andare prima sopra, anche se vorrei andare un attimo di qua prima a vedere che succede. È una lumaca. Per qualche ragione non puoi fare a meno di chiederti che sapore abbia, ma quante lumache? Squish squish, un grande vecchio attento di fronte a te, ok? Più mi avvicino al fantasma, più lo vedo. Sono fuori scadenza da molto tempo per una seconda casa. Va bene? Questa lumaca sta contando delle banconote, mi piace, sto mood. Che imbarazzo, sono al lavoro adesso. Voglio dire, benvenuto alla fattoria di lumache della famiglia Bluck. Sì, sono l'unico dipendente. Questo posto un tempo andava a gonfie vele, ma il nostro cliente principale un giorno è scomparso. Adesso c'è solo un tizio peloso che si fa vivo una volta al mese. Eh già. E di qua cosa ci sono? Le corse pazze? No, dai, davvero? Ti va di giocare ad un gioco? Si chiama Lampo Lumaca. Le lumache gareggiano. E se la lumaca gialla vince, tu vinci. Per giocare fanno 10G, ma giochiamo. Premi ripetutamente Z per incoraggiare la tua lumaca? Ok, pronti? 3, 2, 1. Uno, let's go! Ma non è vero! Ma perdo! Ha preso fuoco. Ma ok, perdo sicuramente quindi. Oh, sembra che tu abbia incoraggiato troppo la tua lumaca. Tutta quella pressione per vincere l'ha proprio innervosita. Oh! Va bene, allora la incoraggio di meno, dai. Riproviamo. Ok. No, mi sta per la mente che si perde comunque. Vabbè, il diavolo, oramai ha perso. No, credo che si perda per forza. Non si vince proprio. Avete entrambi dato il massimo, ma la lumaca sembrava scoraggiata. Il suo massimo non era abbastanza. Ma per favore, mi hai spillato 20G. Senza motivo. Io ti denunzio, eh. Parte la querela qui, stai attento. Ma cos'è, due case? Prima entro in questa. È chiusa. Ok, allora in questa, perfetto, qui è aperta. Attenzione! Oh, hai davvero fatto un salto qui? Scusa, io non me l'aspettavo. Non è molto, ma fa come se fossi a casa tua. Abbiamo dei libri. Ah no, dei CD. Spa 21, se lo ascolti, vediamo un po'. Ma cosa? Ma il tema di Ashley! Ma il tema di Ashley di WarioWare! Cosa c'è dentro? Che è stato Spaventwave. Ascolti? Ascolta. Ok, sempre lo stesso. Spiriti natalizi? Ok. Ma per favore! È una ragnatela. C'è sopra un volantino per una vendita di dolci di beneficenza. Ah, non posso lasciare niente? Accipicchia. Vabbè. Perché mi ricordo che si poteva lasciare soldi, ma a quanto pare non si può. In frigo? Oh, hai fame? Posso darti qualcosa da sgranocchiare? Ok, che cos'hai? Questo è un panino fantasma, vorresti provarlo? Ok, ma non c'è niente. Oh, non importa, importa veramente. Dopo un bel pasto mi piace distendermi sul pavimento e sentirmi uno schifo, che cosa? Poverino! Ok, mi unisco a te. Ok, fa come faccio io. Con questa musica è fastidiosa, mi dispiace, ma appena posso la levo. Rimarrai giù finché stai immobile, quindi basta che ti muova quando vuoi alzarti, immagino. Beh, è stato bello, grazie. Ok, perfetto, ora va meglio. Ah, dunque, ho perso 20G, ma niente, andiamo avanti. Cosa?
Ah, in effetti sì, cosa? È solo un lavoro. Ok. Sembra che non ci sia nessuno in casa. Siamo sicuri? Quindi est Roventerra? Dobbiamo andare a Roventerra allora? Oh! Un negozio! Ho un bel po' di robaccia che potrebbe interessarti. Oh, allora, bene, l'emblema. Vediamo un po' cosa ci dice sull'emblema. Quella è la runa Delta. Eh sì, l'emblema del nostro regno, il regno dei mostri. Bel nome, eh? E come dico sempre io, è impossibile che il vecchio re pasticcino sappia dare nomi a qualcosa. Ah, ok, il nuovo emblema. Quell'emblema in realtà è precedente alla storia scritta. Il significato originale si è perso nel tempo. Tutto ciò che sappiamo è che i triangoli simboleggiano i mostri qui sotto e il cerchio alto sopra simboleggia qualcos'altro. Molti dicono che sia l'angelo della profezia. Oh, sì, la profezia! Secondo la leggenda, un angelo che ha visto la superficie discenderà dai cieli e ci darà la libertà. Ultimamente la gente ha iniziato a vederla in modo un po' più tetro e a chiamare il cerchio alato l'angelo della morte. Un portatore di distruzione che aspetta di liberarci da questo reame mortale. Per come la vedo io, quando vedo quel piccolo cerchio, penso semplicemente che sia molto carino. Ok, Undyne, che mi dici di Undyne? Lei è considerata un'eroina qui in giro, è quello che ho detto ieri io. Grazie solo al suo coraggio e determinazione ha combattuto fino a raggiungere i ranghi più alti della Guardia Reale. In realtà è venuta qui poco fa a chiedere di qualcuno con il tuo stesso aspetto. Io mi guarderei le spalle, giovine. E comprerei degli oggetti. Ciao, fa attenzione là fuori. Wahaha. Bene, quindi se noi andiamo di qua, c'è solo uno scarico, niente. C'è acqua. E di qua dovrebbe esserci la terra dei fuochi? Cos'è? Ah, altre incisioni. Feriti, esausti e timorosi per le nostre vite, ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro più potenti maghi ci hanno sigillato nel sottosuolo con una magia. Qualsiasi cosa può entrare nel sigillo, ma solo esseri con un'anima potente possono uscire. Capisco. Ci sono dei fiori, ma non ci posso interagire. C'è solo un modo per invertire questa magia. Se un potere enorme equivalente a sette anime umane attaccasse la barriera, essa verrebbe distrutta. Ah, buono a sapersi. Però dovrebbe essere un potere equivalente. Ma questo posto maledetto non ha entrate né uscite. Non c'è modo che un umano possa arrivare qui. Rimarremo intrappolati qui sotto per sempre. E invece eccomi qua, guarda un po'. Ma questi fiori, aspetta, volendo posso. No, non posso proprio neanche provarci a interagire, niente. Ah, ok, i funghi mi illuminano la via. Bene. Buono a sapersi. Ah, oh, mostri, attenzione. Oh, Tammy. Tammy. Parla. Saluti, Tammy. Oh, sono Tammy. Ah, oh. Ruma di cereali. Risparmiato. Ma 0 P e 0 oro, anche se l'ho risparmiato. Ah, ma è da qua sopra. Bene. Poi andiamo avanti. Ah, e qua si continua, bene. Oh. Altra storia? In assenza di torce o magie per trovare casa, i mostri usavano i cristalli per muoversi. Se mi illuminate un altro po' la via, io ne sarei contento, eh. Perché non mi ricordo per niente la strada. Sto andando totalmente a caso, eh. Riesco a scorgere qualcosina, ma poco davvero. Niente, anche ci interagisco, niente.
Ah, ecco, bene. Ah, l'ho trovata con un po' di fatica, ma l'ho trovata. Qua è tutto buio. Dietro di te, bene. Oh santo cielo. Sette. Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re, Re Asgore Drimur, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente infrangere la barriera. Riuscirà a riconquistare la superficie agli umani e a restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima o la strapperò dal tuo corpo. Andain, ti aiuterò a combattere! Yo! Ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te! Hai dei posti in prima fila al suo combattimento! Un momento. Contro chi sta combattendo? L'hai capito, piccolino? Eh? Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Ma... Insomma, me la sono scampata così ad Undyne. E cosa mi dici sempre dietro di te, mi dici? Non è Ah, ok, l'ultima cosa che ha sentito, certo. Ah, si è aperto un passaggio? Oh! Vediamo un po' la conversazione. Se ti dico il mio desiderio, prometti di non ridere, ok, già sentite? Ma certo che non riderò. Un giorno vorrei arrampicarmi in cima a questa montagna sotto la quale siamo sepolti tutti. Stare sotto al cielo. Osservare tutto il mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Ehi, hai detto che non avresti riso affatto. Scusa, è solo che è buffo. È anche il mio desiderio. Ecco la profezia. Esiste una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie, egli tornerà e il sottosuolo diverrà vuoto. Certo che, ragazzi... È stupendo il modo di narrare che ha Undertale. Ti dice tutto quanto tramite dei racconti che sono stati lasciati scritti qui dai mostri del passato, probabilmente. Perché ha detto la vecchia tartaruga che la profezia si è persa nel tempo. Davvero fantastico il modo di narrare. Non ci sono personaggi che ti dicono tutto. Devi essere tu a leggere e scoprire la storia. Ma è piccoletto, vai, è tornato. Io lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Tu sei un essere umano, giusto? Caspita, lo sapevo. Beh, lo so adesso. Voglio dire, Andai mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi, ecco, immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere. Ma non sono bravo ad esserlo. Io diresti qualcosa di cattivo così che posso odiarti? Per favore. Io? Cosa? Quindi devo pensarci io? Ora va, ora spacca. Io? Tu? Mi fai schifissimo. Caspita, sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. Oh! Io? Aspetta, aiuto, sono inciampato! Aspetta, ma io mi sono mosso perché ho premuto il pulsante o perché l'ha fatto da solo il gioco? Cavolo, l'ho fatto senza rifletterci. Io, senti un po', se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovrei affrontare me prima. Se n'è andata. Io mi ha proprio salvato la pelle. Immagino che non potessimo davvero essere nemici. Ci toccherà essere amici invece.
Caspita, dovrei davvero tornare a casa. Scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. Ci becchiamo? Non ti cascare, piuttosto. Allora, andiamo. Proseguiamo. Ok. Oh, che qui si arrivi per la strada per il castello? Oh mio Dio. Sette. Sette anime umane e Re Asgore diventerà un dio. Sei. E quante ne abbiamo acquisite finora. Capisci? Con la tua settima e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Prima però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Tutto iniziò molto tempo fa. No, sai cosa ti dico? Al diavolo! Perché dovrei dirti quella storia quando stai per morire? Nyaaaa! Ohoi! Tu! Stai intralciando le speranze e i sogni di tutti quanti! Dai libri di Stradiarfis pensavo che gli umani fossero fichi, con i loro enormi robot e i loro eleganti sparaccini. Ma tu sei semplicemente vile! Nasconderti dietro quel ragazzino solo per poter sfuggirmi! Per non parlare dei tuoi modi perfettini ed arammolliti! Oh, sto proprio cambiando il mondo abbracciando sconosciuti! Lo sai cosa sarebbe ancora più utile a tutti quanti? Che tu crepassi! Proprio così, umano. La tua stessa esistenza rappresenta un crimine. La tua vita è tutto ciò che si frappone tra noi e la libertà. In questo istante posso sentire i cuori di tutti battere all'unisono. Tutti aspettavano questo preciso momento da tutta la vita. Ma non siamo per niente agitati. Quando tutti uniscono i propri cuori, non esiste sconfitta. E adesso, umano, è ora di finirla, qui e adesso. Ti mostrerò quanto i mostri possano essere determinati. Fatti avanti quando vuoi iniziare. Salvo, salvo. Allora andiamo, affrontiamo Undyne, forza. Eccoci qua, dunque. Basta fuggire. Eccomi! En garde! Cuore verde? Undyne, supplica. Dice Undyne che non vuoi combattere, ma non succede niente. Finché sei verde non puoi scappare. A meno che tu non impari a guardare in faccia il pericolo, non resisterai un secondo contro di me. Ah, ho capito, bene, bene, sono scemo, praticamente. Undyne punta eroicamente un dito verso il cielo. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili, non gliene importa. Ma cosa? Quando ho detto guarda in faccia il pericolo, intendevo guarda verso i colpi. Me ne sono accorto dopo. Undyne si passa il dito sul collo. Cosa? Non male, che dice allora di questo? Mostra un sorriso minaccioso, bene. Osserva, attacco 50, difesa 20. L'eroina che non si arrende mai. Per anni ho sperato in un lieto fine. No, perché non mi hai difeso? Mi sono girato troppo presto, mamma mia. Andai fa un suplex ad un masso gigante solo perché può. E adesso la luce del sole è così vicina. Undyne, pietà. Non lascerò che tu ce lo porti via! Ma perché, che cavolo? Perché non sono capace? Non lo so, mangio? Ok. Basta con il riscaldamento, eh sì. Ma tu Undyne, tu proprio. Ma. Pietà! Ah! Ancora. Aspetta, potevo fuggire? Perché mi facevo fuggi? Ah, che cavolo! Potevo fare fuggi? Ah, ok. Scappo, 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 scappo! Devo scappare quindi? Mi stai dicendo? Oh, interessante!
Ok. Onestamente ti sto facendo un favore. Ho capito, devo scappare quindi. Saltella impaziente. Che paura! Ucciderti ora sarebbe un atto di pietà. Ancora risparmia. Quindi smettila di essere così resistente. Eccolo. Ok, ora posso fuggire, bene. Dove vado? Dove vado? Dove vado? Non lo so dove andare, non lo so. Andai, mi fai paura! Basta, andai, mi fai paura! È l'ultima volta che mi sfuggi. Ah, davvero, questa è l'ultima? Ah, recupero un po' di PS, scusami, eh. Alphys mi ha detto che gli umani sono determinati. Wow, che... Oh mio... Non mi ha fregato, non mi ha fregato! Andai in ruota spazientita la sua lancia, risparmia. Adesso capisco cosa intendeva. Ci hai provato! Andai in pensa ai suoi amici e colpisce il terreno con i suoi pugni. Cavolo. Ne sono morti molti, vero? Ma anch'io sono determinata. Ah, solo una mi ha preso. Ok, fa un suplex a ammasso gigante perché può. Determinata a finirla proprio ora. Proprio ora! È brava. Ma vuoi crepare, piccola peste? Vabbè, buonanotte, Brandine, pure tu. Ah, vabbè. Però ce l'ho fatta, penso. Questa sarà l'ultima? Non credo. Benvenuti a... Che? Ehi, come va? Senti, stavo pensando. Tu, io e Andai dovremmo uscire insieme ogni tanto. Sono sicuro che sareste ottimi amici, perché non ci incontriamo a casa sua più tardi. No, perché mi ha chiamato? Smettila di scappare! Ah, posso continuare a scappare ora? A città rovente. Ah, rovente? Cosa? Ciao! No! Oh, attenzione! Showdown finale? Armatura troppo calda, ma non posso arrendermi. Un distributore d'acqua, prendi un bicchiere? Hai preso un bicchiere d'acqua. Fammi... Guarda, vado in automatico proprio. Non serve neanche che me lo dici. Già lo sapevo. Pronti a combattere ancora? Ok, ma Undyne, ma no, Undyne, che fai? Te ne vai? Ah, qua c'era Sans che per ora è scomparso. Chissà cosa voleva dirmi. Magari se ci avessi parlato. Hello? Oh, ok. Avevo sete e così sono venuto qui da Cascate per bere qualcosa. Ok, allora tieni un bicchiere anche a te. Stai andando in giro così per fare sofisticato? Perché non lo sembri? Senti, la vuoi l'acqua o no? Ciao, eh! L'acqua è evaporata per il caldo, anche il bicchiere è evaporato. Bene, cosa sono quelle? Amici miei, vedere uno strano laboratorio in un posto come questo ti riempie di determinazione. Salvo qui, Roventerra, entrata laboratorio. Quindi mi ha telefonato Papyrus per chiedermi di vederci a casa di Undyne, che dovrebbe essere allora quella forma di pesce che abbiamo visto prima. Allora ci andrò sicuramente. Sapete cosa? Ci andrò sicuramente nel prossimo episodio. No, no, allora calma, 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 calma. Qui sotto cosa c'è? Un traghettatore di anime?
e qua sopra, tanto ho salvato, niente. Allora amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Undertale, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, bye bye!